Buongiorno a tutti, sono Sandra 2011. Oggi facciamo un video su un'anticipazione dal server beta, e in particolare sul suo nuovo sistema di messaggistica che è partito ieri. Quando già in passato hanno cambiato qualche volta il sistema di messaggistica, a volte lascia un po' perplessi perché si vedono cose nuove, all'inizio c'è sempre qualche difficoltà, non ci si orienta bene. Ci sono molte novità, alcune sono utili, possono essere utili, vedremo meglio se funziona, come funziona. Intanto vi do un'anticipazione su come funziona. Allora, qui siamo sul server beta e mettiamo a tutto schermo. Qui vedete, questo è il solito pulsante dei messaggi. Se si clicca qui compare una finestra che è diversa da quella alla quale siamo abituati. In particolare abbiamo tre pulsanti: Gilda, sociale, socialità e ufficiale. Vabbè, dentro ufficiale abbiamo tutti i messaggi ufficiali che ci manda InnoGames. Vedete, qui spiega del PvP Arena e dice sotto che non si può rispondere, si può soltanto eventualmente contattare il supporto. Questo è un vecchio messaggio addirittura di maggio che riguarda i vecchi eventi e basta. Quindi i messaggi veri e propri sono quelli di Gilda e quelli sociali, diciamo. Vediamo subito i messaggi di Gilda. I messaggi di Gilda sono un po' particolari perché, se ho capito bene, perché non è documentato, almeno non ho trovato documentazione, sono simili a quello che in precedenza era l'unico messaggio di Gilda. Cioè, se io vado qui, vedete, questo era il vecchio messaggio di Gilda, e io qui posso inserire un messaggio, e questi sono i messaggi aperti a tutta la Gilda. Qui qualcuno è entrato in Gilda, poi è uscito. Quindi questo è il solito messaggio che normalmente sta in alto prima di tutti gli altri messaggi e che viene aggiornato in automatico ogni volta che qualcuno entra e esce di Gilda. Sta sopra, ho detto, per chi ha lo smartphone, il telefonino sta sotto invece, comunque sempre il messaggio principale di Gilda. Attenzione, con questo X non si chiudono i messaggi, si chiude questo messaggio e si torna nella finestra principale. Ok, la cosa interessante è che io, vedete, posso avere altri messaggi. Io quindi ho creato un altro proprio per provare. E l'impressione è che anche questo messaggio sia aperto a tutta la Gilda. Quindi probabilmente, lo vedremo adesso quando la cosa partirà a regime, probabilmente si possono creare tanti messaggi di Gilda e tutti quanti si aggiorna ogni volta che entra e esce qualcuno. Se è così, speriamo che sia così, non saremo più costretti a tutte le chat di Gilda ogni volta che entra e esce qualcuno, andare lì e cambiare chi c'è dentro, chi non c'è e così via. Quindi questo per quanto riguarda i messaggi di Gilda. Qui ho fatto questa prova, però qui in questa Gilda siamo solo in due, non è entrato nessuno, quindi se entrasse e uscisse un altro potremmo vedere se effettivamente è così. Se io voglio creare un messaggio nuovo, vado sul nuovo. Vedete? E qui non mi dice nemmeno chi sono le persone, proprio perché viene, vedete, sarà visibile a tutti i giocatori della Gilda, quindi probabilmente poi si aggiornerà da solo. Qui scrivo il titolo, scrivo il messaggio, qui posso scrivere, classificarlo come importante, posso tenere d'occhio le risposte e così via. Ah no, tenere non è look, è lock, quindi dice blocca le risposte di tutti i membri. Probabilmente andranno fatte delle prove su queste cose. Se io clicco qui, scrivo un messaggio e nessuno può rispondere. Ecco, spesso questo è utile perché sono dei messaggi importanti che, se si vuole evitare che la gente ci scriva sotto, dice ah sì, ok, e nessuno legge più in anteprima il messaggio. Quindi questa è una cosa molto utile. Si blocca il messaggio e nessuno può rispondere, rimane bene in vista il messaggio che si voleva dare. Qui possiamo flaggarlo come importante. Vediamo, scriviamo un messaggio. Prova. Prova, segniamolo come importante per esempio. Qui ci sono i vari allegati. Ok, crea il messaggio. Ok, adesso vedete, qui ci stanno vari messaggi. Ah, qui c'è questo segno, vedete? L'avevo segnato come importante, poi nemmeno mi ricordo, probabilmente sì. Infatti, sulle impostazioni. Se levo l'importante da qui, vuoi levare il segno di importante per tutti i membri? Ok, l'ho levato e non è più importante. Beh, veramente qui c'è ancora questo segnetto di importante. Eppure qui non c'è, proviamo a uscire proprio. Forse non è stato aggiornato. E infatti non è più importante adesso questo messaggio. Se io clicco qui sopra, metto il filtro. Vedete, vedo solo i messaggi importanti. In questo momento non ce ne stanno perché ho levato il flag di importante. Poi posso avere i messaggi favoriti. E ho qui l'opzione. Non ho messaggi favoriti. I messaggi.
Riclicchiamo, ricompaiono tutti i messaggi. Per far rendere favorito un messaggio posso cliccare su questa stelletta. Vedete, ci clicco sopra e adesso il messaggio è favorito. Se vado fra i favoriti, vedo soltanto questo messaggio. Volendo, ci possono essere i messaggi nascosti. Da qualche parte posso anche nascondere i messaggi. Penso sempre alle impostazioni. No, con questo posso bloccarlo. Importante, lo cancello, forse da qui. Infatti nascondi la conversazione, quindi sono messaggi nascosti che per vederli bisogna andare. Qui c'è l'informazione del gruppo, c'è tutta la gilda. Vedete, qui non mi permette di aggiungere altri, quindi probabilmente questi sono proprio messaggi di gilda che si aggiornano da soli a tutta la gilda. Adesso questo messaggio lo elimino, anche perché se lo legge l'altra giocatrice di questa gilda non credo che sappia l'italiano, quindi si chiederà pure che cos'è questa cosa. Ok, e l'ho eliminato. Abbiamo favoriti e questi sono i normali messaggi di Gilda. Poi andiamo su social. Su social sono tutti messaggi individuali, messaggi di gruppo, insomma i normali messaggi che conosciamo. E qui per esempio c'è una catena ARC90, funziona come sapete, cambia un po' la grafica, ma sostanzialmente è la stessa cosa. E anche qui si può creare un messaggio nuovo da qui, funziona come prima. Qui con Edit, qui metto aggiungo giocatori. Vedete, qui posso aggiungere tutti i membri della gilda avendo io l'abilitazione a farlo, un po' come era prima in sostanza. Quindi qui posso fare un messaggio a una sola persona oppure a più persone. E anche su, creiamo un nuovo messaggio qui. Non so, qui lo mando sempre alla stessa. Non so chi sia questo, andiamolo a questo. Ok, quindi qui sono le persone che lo leggono, qui scrivo il messaggio e così via. Lo creo il messaggio. Una volta che l'ho creato, da qui posso fare le solite cose che abbiamo visto prima. Posso anche cancellarlo. No, qui lo abbandono, non lo cancello. Io vorrei levare l'altra persona perché ho paura. Allora. Ah, questo non si può. Non si può cancellare perché è un messaggio individuale, quindi posso uscire ma non posso cancellarlo. Vabbè, mi scrivo sorry. Scusa, stavo provando il nuovo sistema di messaggistica. Va bene. E a questo punto lo posso anche abbandonare e così via. Ah, da qui posso anche, vedete, posso lasciare la conversazione e qui posso segnarlo come favorito. Quindi insomma, diciamo che il sistema di messaggistica sì, è un po' graficamente diverso, non è alla fine molto diverso, però ha queste possibilità interessanti di aggiungere i favoriti nascosti e nei messaggi di Gilda anche importanti e la possibilità, così sembra almeno, di creare più messaggi di Gilda che si aggiornano in automatico e quindi qui possiamo mettere tutte le chat di Gilda. Poi c'è la possibilità di bloccare i messaggi in modo che nessuno possa rispondere, rimane bene in evidenza una comunicazione importante che va data a tutti quanti. Non mi sembra, vabbè, qui marca tutto, segna tutti come letti, quindi se ho troppi messaggi da leggere, li segno come letti e non li leggerò mai. Mi sembra che non c'è molto altro da dire, almeno ancora non ho scoperto altro di interessante. Spero che il video sia stato comunque utile perché io pure appena ho visto questi nuovi messaggi, fra l'altro non erano stati annunciati o almeno non ho fatto caso e quindi sono rimasto un attimo di qua e come funziona. All'inizio uno rimane sempre un po' disorientato, invece avere un'anteprima può essere un'indicazione utile. Spero che questo video sia stato interessante, vi saluto, buon game, ciao a tutti, alla prossima.